Dancing Festival è un concorso di danza dedicato alla beneficenza. Si farà l'8 novembre alla Gusteo a Salerno e prevede la partecipazione di oltre 74 scuole e 800 ballerini da tutta Italia. Quest'anno la beneficenza è rivolta a due associazioni di Salerno, l'AIL Onus Salerno e l'UIC di Salerno. Ringraziamo per il sostegno il patrocinio del Comune di Salerno e altre aziende come Rendas Campania, Dega Danza, Micro Mega Foto. Ringraziamo per il sostegno il patrocinio del Comune di Salerno e altre aziende come Rendas Campania, Dega Danza, Micro Mega Foto e Data Marca e Comunicazione, una grande squadra, la Bussola 24, che ci ha aiutato a far crescere questo evento e arrivare a questa edizione. Dancing Festival quest'anno ha scelto l'AIL e la UC per la beneficenza. Come avete accolto questa manifestazione nei vostri confronti? Noi l'accogliamo sempre in modo favorevole per il semplice motivo che noi siamo un'associazione di raccolta fondi per sostenere i reparti di ematologia. Certamente stiamo in linea con le ultime novità dell'Expo di Milano, perché il Pontefice ha chiuso l'Expo dicendo proprio questo, che la solidarietà deve essere globale e sentita un po' da tutti. Noi come associazione sosteniamo i reparti di ematologia sia a Salerno che a Pagani. Comunico che oggi come oggi nel reparto di ematologia di Salerno si possono fare tutti gli interventi di qualsiasi tipo, si possono curare tutte le malattie ematologiche, e questo sostenuto soprattutto dall'AIL, e l'AIL si sostiene con queste manifestazioni. Oggi è il dancing, domani, fra poco, ci sarà la manifestazione nazionale, delle stelle di Natale e delle uova di Pasqua. Insomma, noi con questi proventi riusciamo a sostenere i reparti di ematologia. Festival, il motto dice tutto, la danza che fa del bene. Sì, innanzitutto dobbiamo ringraziare gli organizzatori di questo grande evento che hanno avuto il connubio di trasmettere l'arte e la solidarietà. Siamo onorati perché l'Unione Italiana dei Ciechi è un'associazione che nasce dal 1920 e abbiamo la ramificazione in tutta Italia a livello nazionale, regionale e provinciale. Le nostre attività sono tantissime, e noi ci impegniamo soprattutto sul segretariato sociale, abbiamo un gabinetto oculistico e facciamo tanta prevenzione per gli ipovedenti, soprattutto coloro i quali hanno problemi di vista non molto gravi, e proprio in questi giorni, fino al 17 di novembre, noi gireremo tutta la provincia per fare delle visite e un primo screening a tutti i ragazzini delle scuole medie, e questo per noi è importante, ci onora, perché dobbiamo dare la forza a questi giovani di potersi curare e avere la possibilità di essere seguiti dai genitori, perché molto spesso riscontriamo che questi ragazzi sono alla prima o alla seconda visita oculistica. L'Unione lavora soprattutto sulla prevenzione, facciamo un appello a tutti i salernitani. Potrebbe fare di più per gli ipovedenti, per coloro che non vedono? Secondo il mio modesto parere, io credo che il farci conoscere è una grande cosa. Già la nostra visibilità nel mondo della società dei normodotati comunque può essere anche un grosso segnale per rendere una percezione maggiore della problematica dei non vedenti e degli ipovedenti. La nostra associazione da 95 anni che si occupa di rendere una vita autonoma a tutti i ciechi italiani, però d'altro canto c'è il problema di trovare sempre istituzioni che sono attente a queste nostre problematiche, rendendo anche le nostre città più vivibili. Riguardo a questa iniziativa della Dancing Festival, è una grande occasione di visibilità da parte nostra, e ringrazio
a nome della Presidenza della Unione Italiana Cicli di Salerno e del Consigliere regionale, del Presidente regionale, i promotori di questa iniziativa che comunque con la danza usano il corpo per esplorare l'ambiente, in fondo anche come noi non vedenti facciamo nell'esplorare l'ambiente usando anche il nostro corpo non avendo la vista. Quindi... Okay, okay.